Abbiamo inteso organizzare 3 giorni di raccolta straordinaria del sangue. Noi ci auguriamo davvero che la risposta ci possa essere e possa diventare questo un appuntamento fisso. Insomma, per chi può, per chi è nelle possibilità fisiche, anagrafiche, che diventi un appuntamento fisso quello di donare il sangue. Lo fa bene a se stessi, ma fa bene soprattutto a chi ne ha bisogno. Questo non avviene solo in periodo emergenziale. A conclusione, prima di avviare i lavori di questa conferenza, abbiamo unitamente ai presidenti della zona 5 del nostro raggruppamento Rotary inteso illuminare un monumento che significa testimoniare, è la settimana del donatore rotariano, è il Rotary Day, compleanno del Rotary, che cade il 23 di febbraio. Per quel che concerne Canosa, le terrazze di Palazzo Eliceto sono illuminate di blu e questo è stato possibile grazie alla messa in opera di Renato Tango della Renato Tango Servizi, che ringrazio davvero tanto per la disponibilità, e della Proloco, che è dove Palazzo Liceto ha sede, insomma dove la Proloco ha sede, e per la disponibilità che non viene mai meno. Non rubo altro tempo alla conferenza e quindi apro i lavori passando la parola al dottor Perez per il suo intervento. Prego, dottor Perez. Grazie, Presidente. Saluto tutti i presenti. Naturalmente non mi potevo esimere dal partecipare a questo incontro per vari motivi. Anch'io sono stato un rotariano, come ex rotariano, perché sono legato alla città di Canosa in quanto la mia carriera di direttore in un servizio trasfusionale è cominciata proprio dall'ospedale di Canosa e poi ritengo che il problema della donazione del sangue non può essere un problema legato solo al mondo trasfusionale o al mondo delle associazioni, ma è un problema che coinvolge tutti, coinvolge il mondo trasfusionale, il mondo associativo, i vari club, le varie città, in modo che insieme possiamo dare una risposta positiva alla problematica della donazione. Naturalmente ci troviamo in una situazione ben differente da come poteva essere tanti anni fa. Attualmente la donazione è cambiata notevolmente e quindi ci sono, come ha detto bene il Presidente, la donazione diventa quasi più che un dovere, un atto consapevole della propria vita. Come uno va a lavorare, va a mangiare, così l'atto della donazione deve entrare in uno degli atti della propria vita. È il titolo che ha dato all'incontro di questa sera. Donazione non solo una buona azione, ma io vorrei quasi fare una domanda provocatoria, perché noi parliamo sempre perché donare, i motivi della donazione. Però nessuno ha mai avuto una domanda perché non devi donare sangue, perché io non saprei rispondere a questa domanda, mentre potrei dare una serie di risposte per quanto riguarda alla donazione del sangue. Il perché non donare sangue, almeno io non saprei dare una sola risposta valida. Infatti la donazione del sangue è un gesto di solidarietà, di altruismo, un dovere sociale, un controllo, e questa è una cosa molto importante, del proprio stato di salute. Io dico sempre che dal medico bisogna andare quando si sta bene,
Quindi il donatore è una persona sana e quindi va dal medico che accerta il suo stato di salute e si sottopone a una donazione del sangue. Con questa donazione del sangue è possibile avere anche un check-up gratuito, cioè una serie di indagini che si fanno dalla donazione del sangue. Questo è un momento molto importante, soprattutto da un punto di vista di medicina preventiva. Chi decide di diventare donatore stabilisce appunto con il potenziale ricevente un'alleanza, un patto di fiducia il cui garante è dato appunto dal servizio trasfusionale di riferimento. Questo patto si basa su un duplice e reciproco impegno del donatore e del medico trasfusionista. Infatti il donatore si impegna a condurre un determinato stile di vita, mentre il medico mette al servizio del donatore e del ricevente del sangue donato la propria responsabilità. Proprio in questo scambio reciproco si fondono i principi più importanti che danno luogo al concetto della etica della donazione. Voglio parlare di etica della donazione perché è importante. Nell'etica della donazione, Presidente, in qualsiasi momento mi può interrompere, specialmente se vado oltre quanto tempo ho a disposizione? La gestione è in totale autonomia, evidenzio, voglio dire, sottolineo che l'attenzione degli utenti dopo un'ora inizia a calare. Va bene, sarò molto... molto cercherò di essere chiaro ma anche abbastanza preciso e poco con concetti molto molto semplici. Allora, per quanto riguarda l'etica della donazione, sappiamo benissimo che la donazione è un atto fatto in anonimato. L'identità del donatore e del ricevente restano sempre in sconosciuti. È un atto volontario, quindi nessuno obbliga qualcuno ad andare a donare il sangue. È un atto gratuito e senza pagamento. Infatti in Italia le donazioni, chi va a fare una donazione di sangue non ha nessuna ricompensa. La qualità e l'igiene della donazione è importante far passare questo concetto che tutta la fase di donazione avviene con materiale monouso, materiale sterile e viene utilizzato quel tipo di dispositivo medico solo per quel donatore, poi viene eliminato. E un altro aspetto, soprattutto in questo momento particolare, è dato dalla sicurezza. Voglio appunto precisare in maniera molto chiara che in questo momento venire a fare una donazione di sangue in ospedale è un momento di massima sicurezza. Ci sono vari controlli che si fanno sia al momento dell'entrata in ospedale che nelle varie strutture trasfusionali, in modo da evitare contagi per questa situazione abbastanza particolare che stiamo vivendo della pandemia per il Covid. Quindi vi posso garantire che gli ospedali sono sicuri per la donazione di sangue, quindi non abbiate nessun timore a venire a donare sangue in ospedale. Inoltre, per quanto riguarda la donazione, dei brevissimi concetti, soprattutto per chi non ha mai fatto la donazione, bisogna avere un'età non superiore ai 65 anni e un'età minima dai 18 ai 65 anni. Una persona che vuole donare sangue si presenta in un servizio trasfusionale
viene fatta la sua viene accettato, viene fatto l'accertamento della sua identità con un documento di riconoscimento, viene sottoposto a un piccolo prelievo per vedere se ha una condizione di laboratorio utile per fare la donazione, una cosa banalissima, per vedere se è anemico o meno, cioè se ha una quantità di sangue sufficiente per poter fare la donazione. Basta un piccolo esame emocromo. Si svolge la visita medica da parte del medico trasfusionista per accertare il suo stato di salute, perché il medico trasfusionista deve accertare che il donatore è idoneo. Come fa? Con un'indagine anamnestica, vedere se ha sofferto in passato di particolari malattie, se ha seguito uno stile di vita, un buono stile di vita consono alla donazione, in modo da non arrecare danni a chi deve ricevere il suo sangue. E faccio riferimento soprattutto all'utilizzo di sostanze stupefacenti o altre situazioni che possono danneggiare il ricevente con la sua donazione. Si fanno anche indagini per vedere se ha sofferto di determinate malattie, se si è sottoposto recentemente a interventi chirurgici, se sta usando determinati farmaci e così via, in modo che il medico riesce ad accertare in questo breve colloquio se il donatore è idoneo e si trova in uno stato di salute perfetta. Quindi, superata la fase di accettazione, superata la fase del controllo di predonazione, superata la fase del controllo medico con il controllo dei valori di pressori, il donatore viene avviato in sala donazione e effettua la sua donazione, che può essere una donazione di sangue intero o una donazione di alcuni elementi del sangue, come la donazione del plasma, che chiamiamo plasmaferesi, o la donazione delle piastrine, o la donazione multicomponent, cioè di due componenti del sangue, tipo globuli rossi e piastrine, e anche in questo momento si fa la donazione del plasma iperimmune, che ha un percorso tutto particolare, che viene usato il plasma iperimmune per il trattamento dell'infezione da coronavirus. Naturalmente questo trattamento non è un trattamento salvavita, nel senso che è un coadiuvante degli altri trattamenti che vengono messi in atto per quanto riguarda le indicazioni terapeutiche del coronavirus. Non è un trattamento di elezione, viene fatto nei primi momenti in situazioni non molto gravi, non quando il paziente va in rianimazione o viene intubato, e può avere degli risvolti efficaci sulla terapia da infezione del coronavirus. Quindi, una volta avviato in sala donazione, il donatore effettua la sua donazione e poi, dopo un certo periodo di tempo, in base al tipo di donazione, gli offriamo un ristoro dopo la donazione e il donatore può riprendere a fare tutto quello che faceva prima della donazione senza nessun problema. Lo Stato italiano, per tutelare la salute del donatore, concede nella giornata di donazione appunto una giornata di riposo autorizzata dal lavoro. E quindi questo è tutto l'iter della donazione, della prima fase donazione. Poi il prodotto, il sangue o gli emocomponenti prelevati vengono mandati in laboratorio e si fanno le varie fasi di lavorazione e di accertamento per rendere poi la sacca di sangue degli emocomponenti valida per essere trasfusa a chi ne ha bisogno. Dicevo prima che è importante il discorso dell'autosufficienza. I dati per quanto riguarda la provincia BAT e per quanto riguarda l'intera Puglia sono dei dati abbastanza incoraggianti,
cioè noi in Puglia, nella provincia BAT, siamo autosufficienti, però con questo non è che possiamo allentare la guardia, ma dobbiamo rendere sempre più sicura la donazione del sangue. In che maniera? Soprattutto incrementando il numero dei donatori periodici, cioè donatori iscritti a un'associazione, all'Avis, alla Fratres, che periodicamente, quindi con vari controlli, vengono a fare la donazione. In questa maniera il sangue viene controllato ed è un sangue più sicuro per chi lo deve ricevere, a differenza di un sangue di un donatore occasionale che si presenta una sola volta nella vita, dona, poi non viene più, e questo è un sangue, diciamo, abbastanza a rischio rispetto al sangue di un donatore periodico, cioè iscritto ad una associazione. Quindi è molto importante questo dell'autosufficienza, ma io direi di un'autosufficienza qualitativa, cioè ricca di questi donatori periodici, in modo che possiamo soddisfare tutti i trattamenti terapeutici, perché non ci dimentichiamo, l'utilizzo del sangue nelle terapie è di fondamentale importanza, sia da un punto di vista come terapia principale, parlo delle anemie croniche nei soggetti talassemici oppure in altre patologie, che in malattie come terapia di supporto per interventi chirurgici o quant'altro. Importante appunto l'utilizzo del sangue. Quindi non dobbiamo tutti insieme mai mollare l'attenzione verso la donazione del sangue. Io mi fermo qua, eventualmente ci fossero elementi, sono a disposizione. Grazie. Grazie dottor Perez per la chiarissima informativa su quanto avviene nel centro trasfusionale. Non mi è sicuramente sfuggito nell'introduzione, volevo semplicemente che intervenissero una volta terminato l'intervento del dottor Perez, perché ha nominato più volte quelle associazioni che meglio coordinano i buoni donatori, e quindi cedo per un breve indirizzo di saluto la parola ai due presidenti delle associazioni. Iniziamo con Luisa Terribile della Fratres, se è in collegamento, e a seguire Marta Capozza dell'Avis. Luisa, sei in linea? Credo di no, e allora a questo punto chiedo a Marta o uno degli amici dell'Avis, deve essere assente. Marta, ciao, buonasera. Oh, c'è Marta. Bene, Marta. Ciao, ciao. Buonasera a tutti, saluto tutti, saluto il dottor Perez e tutti quanti. Complimenti per l'iniziativa. Spero che sia utile per tutti. Ha già detto tutto il dottor Perez, insomma, seguiamo le sue indicazioni. Grazie. Bene, grazie. Grazie a te. Mi ha inviato un messaggio, Luisa Terribile, ha problemi di connessione, quindi magari rimandiamo il suo intervento in seconda battuta. La prima parte della conferenza, una buona azione, ne abbiamo parlato in sicurezza, il dottor Perez ha spiegato qual è l'iter, ma soprattutto quanta sicurezza ci sia all'interno dei centri trasfusionali, soprattutto in questo timore. Ma non solo una buona azione, abbiamo fortemente voluto l'Associazione Talassemici Italiani, ringrazio la presidente della sezione di Bari, Angela Melidoro, per la presenza, perché ci parli di quest'altro aspetto della donazione, della necessità di sangue. Prego Angela, a te la parola. Buonasera, mi sentite? Sì.
Allora, buonasera a tutti, ringrazio il presidente milanese per il suo invito di stasera. Io sono molto contenta di essere qui e cercherò di farvi vedere la donazione da un altro punto di vista, a 360 gradi. Innanzitutto ogni evento, ogni iniziativa che si sensibilizza alla donazione è molto importante e vanno replicati questi eventi. Praticamente io vi dico, sono la presidente dell'Associazione Italiana Talassemici, sezione provinciale di Bari, e vi do due parole, un info al volo per quanto riguarda la patologia, la talassemia, che è una malattia genetica ereditaria che fa parte anche delle malattie rare. Tra l'altro, prima il presidente milanese diceva che il 23 febbraio, se non sbaglio, è Rotary Day, se non ho capito male. Ha capito benissimo. E allora sono proprio contenta perché c'è un nesso, perché il 23 febbraio è anche la giornata mondiale delle malattie rare, quindi quando accenderete quella luce, quel monumento, ci sarà un filo che ci legherà nel ricordo, insomma, noi ricordiamo voi, voi ci ricorderete noi. Quindi è una patologia cronica e per un'anomalia genetica il paziente talassemico ha dei globuli rossi di scarsa qualità, per cui da quando nasce, vita naturale durante, deve sottoporsi a continue trasfusioni di sangue. Un paziente adulto trasfonde ogni 15-21 giorni e trasfonde due unità di emazie, quindi voi fate il calcolo per un mese, per un anno, e capite quanto sangue e quanti donatori ci vogliono appunto per donarci la vita. In Italia ci sono circa 7.000 pazienti talassemici, 700 ce ne sono in Puglia e circa 130 nell'area vasta Bari-BAT. La donazione, faccio un breve cenno al piano regionale di autosufficienza che il dottor Perez ha egregiamente illustrato, proprio perché oggi c'è stato un evento conclusivo della Regione Puglia proprio a Foggia, perché la Regione Puglia ha presentato per ogni provincia della regione appunto questo piano per il 2021 di autosufficienza. Dottor Perez lo sa benissimo perché partecipava a quello della BAT, ed effettivamente quello che si è detto è che è vero che c'è l'autosufficienza, ma il 2020 è stato un periodo critico per il discorso del Covid e dobbiamo anche sottolineare che ci sono sempre dei mesi dell'anno, in particolare quegli estivi, dove comunque si segna una carenza di donazioni, purtroppo. E la carenza di donazioni può sembrare non significativa, ma per noi pazienti vuol dire non poter vivere, semplicemente. Quindi è una cosa molto importante donare ed avere una perseveranza e una costanza nella donazione. Cioè, donare non può essere un gesto fatto solo una volta, ma deve essere fidelizzato. Io in questo veramente ringrazio di cuore le associazioni Avis, Fratres e le associazioni di donatori che riescono a fidelizzare appunto i donatori. Inoltre in questo piano di autosufficienza ci sono 8 obiettivi da raggiungere, e uno è proprio quello di sensibilizzare le fasce più giovani, perché ci stiamo accorgendo che purtroppo molti donatori per anzianità ovviamente non possono più donare ed è molto importante fare un ricambio generazionale. Quindi io qua invito veramente sia le associazioni, anche il Rotary, chiunque può, di cercare di fare campagne ad hoc per i giovani, anche con dei linguaggi più adatti a loro. Purtroppo quest'anno con la DAD non si è potuta nemmeno fare sensibilizzazione nelle scuole, quindi e non si sono potute fare nemmeno raccolte presso le scuole, quindi è venuto a mancare anche il sostegno dei giovani donatori. Tra l'altro io credo che donare dovrebbe, cioè
dovrebbe essere un'educazione, cioè dovrebbe rientrare proprio in un piano educativo, deve essere un po' come, come dire, un percorso di civiltà, si fa educazione civica, si dovrebbe fare educazione alla donazione, perché poi a prescindere da questo un giovane potrà decidere di donare il midollo piuttosto che donare il sangue, e comunque si educherebbe il giovane ad un corretto stile di vita, come ha detto anche il dottor Perez, che è molto importante anche questo aspetto. Quello che posso dirvi quindi è che non è solo una grande forma di generosità donare, perché il sangue non si può fare chimicamente, non si può produrre, non c'è una fabbrica di sangue. L'unica maniera che si ha è quello proprio di donarlo, e donarlo gratuitamente e generosamente. Quindi, oltre a essere un gesto nobile, un gesto necessario, un gesto fortemente etico, poter donare. Donare è un verbo di azione, cioè nasce da una motivazione profonda, perché donare sangue vuol dire donare vita, il termine sangue vuol dire letteralmente vita. E mi è piaciuta molto la frase che avete utilizzato per la locandina, no? Per questo evento, dove avete scritto: in ogni goccia di sangue c'è la nostra storia. Ed è vero, c'è una storia, la nostra storia, la mia storia e la storia di tanti pazienti che grazie ad una trasfusione di sangue possono vivere. Io quello che posso dirvi da paziente è che ogni singola goccia che viene donata non è mai sprecata. Ogni singola goccia è un progetto di vita. Ogni singola goccia è il progetto di vita di un giovane che studia, di un giovane che si laurea, di un professionista, di una mamma, di un papà, di una giovane famiglia. Ogni goccia si trasforma, non viene sprecato nulla, viene tutto ristituito alla vita. Io direi che l'atto di donare è un atto di restituzione, perché in fondo tutti noi che siamo qui presenti viviamo grazie a un dono, no? Siamo qui presenti perché qualcuno ci ha donato la vita, e donare sangue è un po' come restituire quel dono che ognuno di noi ha ricevuto, quello della vita. Io oggi poi sono particolarmente contenta perché un paziente talassemico è diventato papà stanotte di una bella bimba, e quindi noi siamo particolarmente contenti. Sono contenta perché so ogni storia di ogni singolo paziente è un piccolo miracolo. Ci sono dei pazienti che per esempio fanno gli infermieri, e molto si sono dati da fare anche in questo periodo così difficile. C'è una paziente che è un'ostetrica, e lei che riceve la vita, la dona la vita, fa nascere la vita. Quindi è tutto molto, molto bello. Secondo me nella vita poi esiste un circolo, e questa energia che il donatore dà poi ritorna attraverso altre forme. Io voglio davvero ringraziare tutti i donatori, e credo molto nella coscienza e nella consapevolezza anche delle nuove generazioni. Quindi qualsiasi cosa si possa fare, noi siamo sempre disponibili, siamo per venirvi in supporto, per portare la nostra testimonianza, per qualsiasi tipo di iniziativa. Mi piacerebbe concludere con una frase che a me ha colpito molto, una frase di Papa Francesco, e questa frase dice: se riesco con i miei gesti quotidiani a far vivere meglio anche una sola persona, questo giustifica il senso di tutta la mia vita. Io credo che ogni donatore abbia un'esistenza davvero piena, incredibile e preziosa, soprattutto per noi. Grazie. Grazie, grazie mille, Angela. Dunque, le modalità di intervento, laddove ci fossero domande, generalmente le affidiamo alla piattaforma Zoom con la prenotazione con il cursore della manina, ma mancando momentaneamente l'host e dovendola gestire io con il telefonino, mi affiderò semplicemente alle singole prenotazioni verbali, quindi riattivando il microfono.
Prima di tutto però vorrei rompere il ghiaccio ponendo una domanda al dottor Perez. In questo periodo, naturalmente, ahimè, molti sono stati contagiati dal virus, ringraziando Dio ne sono usciti alcuni, speriamo il più breve tempo possibile, il numero più alto possibile, si sono già vaccinati, quantomeno la prima dose. Ecco, la domanda è questa: colui il quale ha ricevuto il vaccino è nelle condizioni di poter donare a stretto giro? Sì, sicuramente, siccome il vaccino che si sta usando in questo momento è un vaccino particolare, quello della Pfizer e della AstraZeneca, sono vaccini che entro dopo 72 ore la persona che ha ricevuto il vaccino può tranquillamente fare la donazione di sangue senza nessun problema. E anche chi si è infettato e non ha avuto ricoveri in ospedali e dopo 28 giorni il tampone è risultato negativo, dopo 28 giorni appunto dalla negativizzazione del tampone può venire a fare, ripeto, però donatore non ricoverato che non ha fatto trasfusioni nei 28 giorni, può venire a fare la donazione sia di sangue che altro tipo di donazione. Quindi dopo vaccino 72 ore, dopo la negativizzazione del tampone dopo 28 giorni. Benissimo, grazie, grazie mille. Io vorrei fare un posso, Presidente, prego. Vorrei fare un piccolo intervento, una piccola, perché mi ha dato la possibilità avere un attimo di riflessione in base a quello che ho sentito dalla dottoressa Meridoro. Effettivamente il 2020 è stato un anno critico sotto diversi aspetti, ma anche per quanto riguarda la donazione. Infatti nel 2020 nella BAT abbiamo avuto una riduzione di 2.500 donazioni in tutti i paesi, della BAT. E questo perché prima di tutto eravamo spaventati da questa pandemia. In più non avevamo notizie certe sugli accessi in ospedale e la cosa che ci ha più danneggiati come riduzione delle donazioni è stata la mancanza di poter avere accesso nelle scuole, in quanto le scuole erano chiuse e quindi non siamo potuti andare a fare le donazioni nelle scuole, e questo ha determinato un notevole calo delle donazioni nel 2020. Comunque già nel 2021 il numero delle donazioni si sta riprendendo, c'è di nuovo un ritorno alla normalità del 2019, quindi il 2021 da un punto di vista donazionale è iniziato, almeno quello, sotto dei buoni auspici. Benissimo, questo è un aspetto sicuramente... È un aspetto sicuramente positivo ed era d'altro canto quello che volevamo raggiungere con questa conferenza. Da un lato evidenziare la sicurezza, perché è chiaro, è umano avere dei timori, soprattutto per chi non è stato contagiato dal virus e ha desiderio di donare. È naturale il timore nel poter entrare in ospedale in un centro trasfusionale. Quindi da una parte siamo contenti della relazione, perché fondamentalmente certifica la totale sicurezza nel centro trasfusionale, e dall'altra con l'intervento dell'ottima Angela Meridoro, quella che è l'esigenza
che c'è per nella donazione del sangue. Ecco, è quello a cui noi ambivamo quando abbiamo pensato a questa conferenza, quello a cui ambiamo con i giorni di donazione che partono domani, proseguono domenica 21 e si concludono martedì 23. Noi ci auguriamo davvero una folta partecipazione e ci auguriamo che questa partecipazione ci sia non solo da parte dei donatori abituali, ma anche da parte di coloro i quali abituali non sono, ma che comprendendo l'esigenza, il bisogno, la necessità di donare, possano diventare tali. Solitamente mi rivolgo al dottor Perez e alla dottoressa Meridoro: quando non ci sono interventi è perché le relazioni sono state perfette, chiarissime. Ho provveduto per correttezza di inviare un ulteriore messaggio a Luisa Terribile, presidentessa della Fratres, che purtroppo mi ha confermato problemi di connessione. Altrettanto dicasi purtroppo per la nostra assistente del governatore. Naturalmente non starà a me concludere e portare i loro saluti, se non quelli di vicinanza che ho ricevuto tramite messaggio sia dal governatore Seracca Guerrieri che adesso da Emanuela Termine. Purtroppo non è possibile per loro poter partecipare. Se non ci sono interventi, io credo che col suono della campana cesseremo la conferenza. Ciò non significa però che la stanza verrà chiusa, nel senso che laddove ci si volesse fermare per qualche altro minuto e quindi interloquire per qualche altro minuto al di fuori della conferenza, sarà possibile farlo. Col suono della campana si chiude questa conferenza. Vi ringrazio tantissimo per la partecipazione e ribadisco il concetto: ci auguriamo davvero che la donazione diventi un appuntamento fisso per il bene proprio, ma soprattutto per il prossimo, che poi fondamentalmente è l'obiettivo principale del Rotary Club.